Qui abbiamo terminato il lavoro su questa Mustang 6 cilindri, un 3.700 di cilindrata. Il cliente, come avevamo accennato, ci aveva chiesto di avere un sound un pochino più decente, chiamiamolo così, un pochino più da auto americana, e qui avevamo due soluzioni: o modificare lo scarico integralmente, lo scarico della macchina, cambiando alcune parti, in sostanza il silenziatore, il centrale e al limite il collettore, oppure utilizzare un sistema che noi reputiamo molto interessante da un punto di vista sia pratico che di sound, che riguarda appunto questo Active Sound Booster prodotto dalla MaxHaus. Questo è un sistema elettronico che va a prendere le onde sonore dello scarico, le modifica e crea un sound che può essere fra l'altro anche rivisto dal cliente tramite un'app, un sound come se fosse un vuoto a benzina. Questo tipo di sistema è stato introdotto non tanti anni fa dalla Maserati, quando ha lanciato la Ghibli e la Levante nelle versioni turbo diesel, per avere appunto un tipo di suono più similare alle versioni benzina. Adesso Mirko vi farà sentire il tipo di effetto. Prego. Allora, così adesso la macchina è spenta, accendiamo, noi siamo sullo step 1. La macchina è leggermente rumorosa, non è lo scarico, mai questo sound system. Profilo 2 ha un altro tipo di sound e abbiamo il profilo 3. Ovviamente noi nella nostra app possiamo abbassare, spegnerlo proprio del tutto, riaccenderlo, abbassare il volume. Su ogni step noi possiamo regolare tutto quello che vogliamo, anche il tipo di suono, o un V6 o un V8. Ecco, anche in questo caso presentiamo un lavoro finito. Abbiamo iniziato precedentemente con la pellicolatura, eravamo un po' a metà strada, adesso il lavoro l'abbiamo terminato. La macchina, come dicevamo, nasceva con un colore nero metallizzato e il cliente, in questo caso la cliente, visto che è una signora, assolutamente la desiderava un colore rosso opaco, che, come dicevo, la Mercedes aveva in listino, però non riuscivano a consegnarla se non con tempi biblici. Allora si è rivolta a noi chiedendo appunto se era possibile cambiare colore evitando la verniciatura della carrozzeria. Quindi abbiamo utilizzato questo sistema che si chiama wrapping, car wrapping, che utilizza una pellicola particolare prodotta dalla 3M, che ha un sistema appunto di microforatura che serve appunto per espellere l'aria una volta che viene applicata. Al lavoro finito è come se la vettura, la carrozzeria, fosse stata integralmente verniciata, viceversa è una pellicola che viene sovrapposta. Il grosso vantaggio, oltre al fatto che costa meno rispetto alla verniciatura, è quello di non alterare le caratteristiche della macchina, soprattutto il colore, nel senso che in un domani, nel momento in cui il cliente dovesse vendere la macchina, si stufa del colore, basta togliere la pellicola e la vettura ritorna perfettamente come è nata dalla casa. Quindi, oltre al discorso del wrapping, ci aveva chiesto appunto di rivedere anche la colorazione dei vetri, quindi abbiamo applicato una pellicola, anche in questo caso particolare, sono delle pellicole speciali che si applicano ai vetri. In questo caso il lavoro è stato fatto con omologazione, nel senso che tecnicamente parlando la legge permette di cambiare il colore dei vetri dal montante della portiera anteriore su tutta la parte posteriore. Il tipo di tonalità, uno può scegliere anche un colore scuro o intermedio, l'importante è non fare i due vetri anteriori. In questo caso abbiamo scelto una colorazione intermedia, direi che il lavoro finito si presenta molto bene. Oggi pomeriggio consegniamo la macchina alla cliente e aspettiamo il suo giudizio.